Serve una commissione d'inchiesta sull'uso politico della giustizia? C'è un Parlamento che è fatto apposta per vagliare le varie proposte e naturalmente a livello di maggioranza ci si coordina. Non solo l'influenza che la costringe a stare a casa la presidente Meloni ad assedare un paio di situazioni imbarazzanti, per meglio dire uomini ingombranti. C'è la spina nel fianco, l'alleato Berlusconi. Qualcuno nel governo si auspica l'uscita di scena di Silvio Berlusconi? Assolutamente no. Ma ci sono anche le grane giudiziarie dei sodali di partito. Pomeriggio arriva la notizia che il sottosegretario Delmastro è indagato per rivelazioni di segreto d'ufficio. L'iscrizione al registro degli indagati non è ovviamente una condanna. Dimissioni quindi non ci saranno? Non c'è ragione per delle dimissioni, è un'ipotesi di reato, la magistratura andrà evidentemente avanti, ma siamo certi che arriverà alle medesime conclusioni che ci sono già state chiarite dal ministro Nordio con solide documentazioni e solidi argomenti. Il ministro della giustizia ha fatto una confusione incredibile per difendere gli esponenti di Fratelli d'Italia, sui quali noi torniamo a chiedere le dimissioni. Nordio si sbagliava, non erano solo dati sensibili, ma erano dati coperti da segreto d'ufficio. Guai a dare una valenza a un provvedimento preliminare, un'indagine preliminare che non ha, e guai se l'avesse, perché reitereremmo l'errore. Presidente Berlusconi, che in quanto a calvario giudiziario ne può raccontare. Voi chiederete le dimissioni di Delmastro? Sono doverosa, così come le dimissioni dal vicepresidente del Copasir di Donzelli. È davvero squadrista l'atteggiamento di chi ha utilizzato e divulgato informazioni riservate per attaccare in modo calunnioso e diffamatorio un partito come il Partito Democratico. È chiaro che anche Nordio dovrà molto riflettere sul fatto che ha preferito difendere l'indifendibile, e questo è molto grave, dovrebbe come minimo riconoscerlo. Mi sembra abbastanza evidente che c'è un'inadeguatezza di chi in questo momento gestisce il Ministero della Giustizia, quindi le dimissioni dovrebbero darla tutte e tre.